22:47 di nuovo in diretta con Focus, grazie molte per la, come al solito, enorme partecipazione. Tutti contro tutti, per le poltrone, e parliamo ovviamente di quanto sta accadendo a Roma. Le poltrone sono quelle del Senato e della Camera per il momento, però si spera che, insomma, comunque vada. Finalmente si faccia quello che ogni Presidente della Repubblica ripete, l'ha ripetuto tutti, Ciampi, l'ha ripetuto Pertini, l'ha ripetuto Napolitano, adesso Mattarella, il bene comune. Res publica significa cosa pubblica, cioè cosa della gente, non di un'oligarchia o di pochi prepotenti, no? Per cui si spera che ci sia una classe politica che prevalentemente si occupi di questo. E forse per questo che le elezioni sono andate in questo modo, perché se è passato quel messaggio in quel modo, lì è stato premiato. Allora, Sì, due cose velocissime perché ormai manca tanto la chiusura. E al sindaco di Noventa di Piave, voglio chiedere due cose. Allora, Padovana. Noventa? Padovana, Padovana. sì, non è da Roma. Ecco, e dico una cosa. Allora, lui ha 80 profughi, Sì, no? Che sono ospitati in un hotel. Ecco. l'ho Però scelto io. lui diceva appunto che non ha fatto barricate, non ha chiamato i prefetti, non ha protestato Come come hanno no? fatto, diciamo, gran parte dei No, sindaci. ho fatto Quindi anche quello, ha avuto un senso comunque di responsabilità, Sì. no? Ha capito che questa gente ha bisogno di essere comunque ospitata, è così. Però io dico, la politica comunque che questo governo ha fatto, perché io la vivo in prima persona anche per motivi professionali, secondo lei è normale però che un governo a livello centrale abbia mandato dall'anno scorso 1.500 profughi a Coneta, che è una frazione del comune di Cona, in provincia di Venezia, che ha 197 abitanti? Le chiedo, 80 in albergo sono fortunati a stare in albergo, visto che ci sono italiani che dormono nelle macchine vicino ai ponti o vicino ai pronti soccorsi per stare al caldo. Io dico, 1.500 profughi, ora sono poco meno di 700, perché nel frattempo la prefettura è riuscita a chi ovviamente non ha avuto diritto a permanere in Italia, chi invece è stato dislocato in altre parti. Hanno alleggerito sicuramente la base di Coneta, comunque 600 sono ancora tanti. Ecco, questa è la prima domanda. Altra questione che mi rifaccio al Partito Democratico, perché è stato al governo fino, o è ancora al governo, comunque finché non saranno fatte ovviamente le nuove presidenze di Camera e Senato. È normale che stiamo combattendo come sindacato una guerra per mantenere in vita la polizia stradale di Porto Gruaro, dove abbiamo un sindaco Cereser di San Donà, che è del Partito Democratico, si candiderà, abbiamo letto nei giornali, con il centro-sinistra ancora a San Donà, che noi come sindacato andremo durante la campagna elettorale qui a breve a criticare distribuendo volantini a tutta la cittadinanza. Perché? Perché ha venduto una struttura dove c'è tuttora la polizia stradale di San Donà, che va solo ed esclusivamente in autostrada, fa pattuglia autostradale. Mentre il distaccamento di Porto Gruaro ha la viabilità ordinaria. Beh, sulla spending review, quando si parla di razionalizzazione di presidi di polizia sul territorio, il nostro ministero adesso a breve convocherà un'altra riunione con i sindacati per comunicare che vuole chiudere comunque la polizia stradale di Porto Gruaro. Io dico, che senso ha che un sindaco venda una struttura per mantenere in vita la polizia autostradale di fatto? E non abbia pensato in maniera lungimirante, senza eseguire ordini probabilmente dalla presidenza della regione Friuli, che era anche commissario, cos'era, della autovie, no? Quindi Certo. avevano in certo modo un interesse, poter accorpare l'ufficio di San Donà con Porto Gruaro, tanto da mantenere sia la pattuglia autostradale, che quella deve essere garantita per una convenzione che c'è col Ministero dell'Interno, e sia mantenere gli itinerari che devono per forza partire da Porto Gruaro per la viabilità ordinaria. Tutto questo non è stato fatto. Io mi affido, visto che è l'unico parlamentare che c'è questa sera, ad Alex Bazzaro perché fermi questa cosa che è vergognosa. Loro stanno chiudendo un ufficio della Polizia Stradale. Abbiamo il sindaco Maria Teresa Senatore di Porto Gruaro che sta combattendo da 2 anni con le unghie. Hanno fatto conferenze di sindaci dove erano tutti d'accordo nel mantenere in vita, hanno avvisato il prefetto, sono stati a parlare con il questore e tutto questo sembra non serva. Allora qui ci vuole la politica seria che chiami il capo della polizia, il direttore Sgalla, che è quello che sta seguendo
per le specialità, le chiusure degli uffici, tra cui anche le polizie postali, poi ne ritorneremo anche su questo argomento, di dire bloccate il fatto di chiudere questi uffici di polizia, che dobbiamo vederci chiaro su queste chiusure. Il vice sindaco di Porto Gruare è eletta nelle file della Lega, quindi sarà alla Camera. Katie Fogliani conosce bene il problema, ma dovete bloccare, perché finché il capo della polizia non firma il decreto di chiusura, anche il Movimento 5 Stelle chiede un aiuto, perché è una cosa assurda. Perdiamo la pattuglia della stradale che fa viabilità ordinaria e che va a fare la vigilanza sulle strade che portano a Bibione e a Caorla durante l'estate. Cioè, non stiamo parlando di un distaccamento che fa i paesetti da 200 abitanti che vengono coperti con la polizia locale. Cioè, un ufficio importante che ovviamente va incrementato, perché si stanno facendo morire uffici di polizia per morte naturale, non mandano più gente a sopperire ai pensionamenti, di fatto fanno chiudere, non chiudono gli uffici loro, no? Sono furbi, li fanno morire proprio per morte naturale. Siete rimasti in cinque, li chiudo per forza. Certo. Grazie, cavolo. Ecco. Io chiedo l'impegno del Partito Democratico anche in questo caso. Sentiamo, segretario. Su questo caso specifico non lo conosco, sentirò il sindaco, un bravissimo sindaco, si candida e mi auguro che possa rigovernare quella città bene come sta facendo fino a questi anni. Non conosco però la specificità che mi viene sottoposta, domani mi farò briga di sentirlo. Riguardo al primo aspetto, chi mi ha sentito anche in altre occasioni sa che io sono assolutamente in disaccordo per le grandi concentrazioni di migranti in un unico luogo, assolutamente. Quello è una delle straordinarie pecche che non sono state commesse, però, attenzione, dal governo centrale. È stata qualcosa di indotto dal fatto che il territorio non abbia accettato di fare il proprio pezzo di responsabilità. E guardate che io, purtroppo, torno sempre sugli stessi argomenti. Il numero dei migranti accolti in Italia, e va dato atto che per fortuna è intervenuto un ministro a schiena dritta come Minniti, che ha regolamentato il fenomeno molto più di quanto avesse fatto il suo predecessore, quindi su questo viene riconosciuto anche dal centrodestra. Lo riconosciamo anche noi. Le persone accolte in Italia, accolte nel senso salvate in mare, poi è giudicabile e opinabile il fatto che sia un metro più avanti, un metro più indietro, ma spero che tutti abbiamo la schiena dritta nel poter dire che quando uno rischia la vita va salvato. Poi c'è una distribuzione sul territorio nazionale che presuppone che ci sia anche una distribuzione sul territorio europeo, cosa per cui ci si è battuti anche fortemente, ma su quello italiano, se tutti avessero avuto quella responsabilità di dividerci il carico fino a un 3 per 1000, io avrei 33 richiedenti asilo, non 80, e non ci sarebbe né Cona e non ci sarebbe Bagnoli. Allora, invece qua, siccome abbiamo capito che era un argomento, e l'abbiamo capito benissimo con i risultati, che rendeva in maniera straordinaria da un punto di vista elettorale, io lo dico ai miei, le paure andavano capite. Questo lo dico, l'ho detto anche moltissime volte, però far diventare le paure rabbia, la coincidenza è stato il voto, però non abbiamo risolto nulla. Non abbiamo risolto nulla perché adesso i territori che portano il proprio pezzo di responsabilità lo fanno anche per gli altri che non hanno voluto fare quel pezzettino di responsabilità. La fascia tricolore non si mette solo quando fa bello, la si impegna, è un impegno civico, nei diritti e doveri, per cortesia. Allora, prima di tornare dal sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, tra l'altro Belluno sindaco era al primo posto come qualità della vita, no? Abbiamo questa grande fortuna e questo onore che speriamo di mantenere ancora per un po'. Beh, lei tra l'altro era sindaco quando questa classifica è stata stilata. Allora, prima di tornare dal sindaco, vediamo una storia drammatica, perché come ricorderete, una signora di Albignasego che aveva perso il marito a causa di una valvola killer aveva avuto per questa morte un indennizzo. Poi è stato stabilito che la causa della morte non era la valvola killer, allora le sono stati chiesti indietro parecchi soldi, decine di migliaia di euro. La stessa cosa adesso è accaduta alla figlia che era stata a sua volta indennizzata. Vediamo l'intervista di Filippo Fois. Devo andare a incatenarmi
davanti al Presidente della Repubblica, non lo so cosa devo fare. Per Margherita Sambini e sua figlia Caterina non c'è pace. Dopo il dramma per la scomparsa del marito, cui era stata innestata nel 2002 una valvola cardiaca, è iniziato un calvario giudiziario, conclusosi con una doppia richiesta di risarcimento. L'ultima da 90.000 euro per la figlia, ma all'inizio di dicembre era già arrivata una cartella esattoriale da 100.000 euro. I soldi della provvisionale, comprensivi di interessi, incassati come risarcimento danni per la morte del familiare. Voglio giustizia, che non ho fatto niente, non abbiamo fatto niente, io e mia figlia non abbiamo fatto niente, non abbiamo né rubato, né fatto niente, niente assolutamente. Noi abbiamo solo chiesto perché mio marito è morto. Perché? Non è che aveva il cuore, che ha ceduto il suo cuore, ha ceduto una cosa che hanno messo loro, che hanno usato loro. Una trentina di persone che avevano subito lo stesso intervento ne hanno subito uno di sostituzione. Un altro paziente invece era morto. Dalla Regione Veneto sono arrivate rassicurazioni bipartisan e il voto di tutta l'Assemblea per istituire un fondo apposito. Ma io non avevo chiesto soldi, volevo solo sapere perché e volevo capire se c'era un responsabile che almeno ammettessero. E mi sembra anche che con quello che abbiamo fatto noi, io e mia figlia, che siamo partiti, di aver addirittura dato la possibilità a qualcuno altro che si salvasse. Sindaco, senta, cambiando argomento, Presidente Zaia ha contrapposto, diciamo, la candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali le Dolomiti, no? E tutti i sindaci sono, mi sembra che siano stati favorevoli a questa scelta. Bolzano aveva aderito e poi ha fatto un passo indietro. Lei come la vede questa iniziativa? Ma io penso questo, che si possa essere sicuramente un'opportunità importante per il territorio, però credo anche che sia finito un po' il tempo in cui si riteneva che qualunque iniziativa fosse per forza di cosa positiva e che si potessero spendere fior di quattrini senza nessun limite per cercare di fare in modo che queste manifestazioni riuscissero bene. Allora qua il vero tema è questo: le manifestazioni possono essere sicuramente utili per due cose prevalentemente. La prima questione è la utilità rispetto chiaramente all'aspetto economico, cioè si può sicuramente mettere in campo, mettere in circolo diciamo alcuni investimenti che possono essere sicuramente utili alle popolazioni locali, alle imprese locali, e quindi questo è un aspetto sicuramente positivo. Il secondo aspetto però è quello invece della capacità di rendere queste manifestazioni davvero utili sotto il profilo, diciamo, sociale, quindi deve essere un investimento di tipo socio-economico. Le Olimpiadi devono essere, dobbiamo ricordarci che le Olimpiadi devono essere un mezzo attraverso cui promuoviamo i valori dello sport, perché altrimenti ci stiamo occupando soltanto di un'iniziativa di carattere economico e non stiamo facendo un buon lavoro alle nostre comunità. Rispetto a questo credo che fondamentale sia quello che ha detto anche il Presidente della provincia di Bolzano, che è condivisibile. Lui dice sì, ma niente colate di cemento però, e io su questo sono assolutamente d'accordo. Vengo da un territorio, quello della provincia di Belluno, nel quale il fattore ambientale, paesaggistico, le bellezze naturali sono la risorsa più importante, poi sono anche il principale fattore di costo, perché mantenere tutto questo costa all'incirca 8 volte quello che costa in pianura e non abbiamo le risorse, tant'è che tutti se ne vogliono andare dal Veneto, ma questo è un altro discorso. Allora noi abbiamo assolutamente la necessità di fare in modo che questa iniziativa sia un grande investimento socio-economico, quindi vuol dire che ci deve essere un grande rispetto per l'ambiente, un rispetto per il nostro paesaggio, deve essere un investimento sullo sport e sui suoi valori e anche chiaramente un investimento intelligente di tipo economico, e quindi che non siano colate di cemento che poi dopo, il cui valore, diciamo, dal punto di vista anche infrastrutturale, poi dopo sia assolutamente limitato nel tempo. Dobbiamo sempre avere una visione molto lunga. Quindi il giudizio complessivo secondo me è positivo. La città di Belluno potrebbe fare la sua parte, ci sono tante cose che anche noi a Belluno possiamo fare per sostenere, diciamo, questa candidatura. Abbiamo il Nevegal, che è un colle, è la prima montagna, diciamo, della pianura, molto in questi anni, purtroppo da tanti anni, poco sfruttata, poco utilizzata, che è uno dei posti invece più belli che abbiamo in Veneto e che ha tantissime potenzialità, che credo sia assolutamente in grado di fare la sua parte anche all'interno di una candidatura come quella che lanciava il Presidente. Sindaco, ricordiamo che il 22 ottobre si è votato anche
c'è la provincia di Belluno per l'autonomia. Questo è passato un po' in secondo piano, sì, però se ne è parlato molto poco, perché chiaramente la questione della, diciamo, del referendum lombardo, del referendum veneto, ha messo, come poteva essere immaginabile, in secondo piano il referendum bellunese. A Belluno, in provincia di Belluno, si è svolto un referendum per fare in modo che la provincia di Belluno possa ottenere delle diverse forme invece di autonomia e di risorse aggiuntive, diciamo, per gestire il proprio territorio. Perché questo? E tra l'altro questo è stato il risultato di questo referendum, è stato anche superiore a quello per il Veneto in provincia di Belluno, quindi da noi proprio quella è la questione principale, come dimostra il caso di Sappada, cioè è una cosa che non si è praticamente mai vista, un comune che prende e dice voglio andarmene da questa regione, non ci voglio più stare. In questo momento in provincia di Belluno sono più di 10, non ricordo se sono 11 o 12, i comuni che hanno avviato le procedure per andarsene al Veneto. Siamo in una situazione molto difficile, perché noi ci troviamo incuneati, è un territorio molto difficile quello della provincia di Belluno, e siamo sotto l'Austria. Confiniamo da un lato con la provincia, con la regione a statuto autonomo Friuli Venezia Giulia, e dall'altra parte con provincia di Bolzano e di Trento, che sono anch'esse a statuto speciale e con risorse enormi. E quindi praticamente abbiamo una terribile concorrenza, tra virgolette, degli altri territori. Pensate che quando sono arrivato nel 2012 c'era questa. Quando ho iniziato a fare il sindaco nel 2012 ricevevo continuamente delle telefonate di alcuni imprenditori, piccoli imprenditori, che dicevano guarda sindaco, a me dispiace tanto, però purtroppo il mese prossimo devo chiudere perché mi trasferisco al di là del confine, Rovereto, altri posti subito di là del confine, perché lì cosa vuoi, non pago le tasse per 3 anni, mi danno 15.000 euro a fondo perduto, chiudo qui, riapro lì, l'attività è la stessa e noi abbiamo perso decine di imprese. Questo è un vero problema, è che qui manca una legge sulla montagna. E questo è un problema italiano, perché questi problemi ce li abbiamo qui, ma ce li hanno sugli Appennini, ce li hanno in Piemonte, però in alcune regioni, in alcuni posti è stato risolto, Valle d'Aosta, come dicevo prima, Trentino Alto Adige, Friuli, Sardegna, che ha i massicci montuosi ma è a statuto speciale, quindi lì ci sono molti meno problemi. Invece ci sono problemi nelle altre zone montane che non sono stati risolti né da una legge sulla montagna, che manca da tanti anni, se ne parla non si fa mai, né dalla regione del Veneto, che attualmente purtroppo stanzia delle risorse aggiuntive per la provincia di Belluno, ma in maniera assolutamente insufficiente purtroppo per riuscire a colmare questo gap che noi abbiamo. Né siamo riusciti fino adesso a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti con la regione per il trasferimento di competenze e risorse. Ecco, senta, ma lì c'è un iter per l'autonomia regionale? Questo referendum è stato fatto proprio perché non si riusciva a raggiungere un accordo con la Regione del Veneto. Allora, c'è uno strumento, è uno strumento che deriva dalla stessa Costituzione. La Costituzione oggi prevede la possibilità da parte dello Stato di devolvere, diciamo così, alle regioni alcune determinate materie, che è poi dopo il gioco che si sta facendo attualmente, che è stato fatto con l'Emilia Romagna, si sta facendo con il Veneto, si stanno facendo con la Lombardia. Ma questo meccanismo consente a sua volta alla Regione del Veneto di poter a sua volta delegare le funzioni e le relative risorse, che è esattamente quello che stiamo chiedendo. Purtroppo alcune volte questo è stato letto come una sorta di piagnisteo dei territori montani della provincia di Belluno, quelli dell'Uno si lamentano sempre, lo so, questo è una cosa che spesso si dice, però dicevo prima, portavo solo un esempio molto concreto. Gestire una strada in provincia di Belluno costa un po' più di 7 volte che gestire una strada nella pianura, dovuto a fattori di tipo climatico. Un'ambulanza per arrivare in un ospedale in provincia di Belluno ci può mettere più di 2 ore. E in quelle 2 ore, quando ci mette 2 ore, non può volare l'elicottero, perché significa che ci sono condizioni meteo avverse. È una cosa che non succede da nessun'altra parte d'Italia, se non in territori omologhi a quello della provincia di Belluno, sempre montani, che però spesso hanno delle soluzioni di carattere diverso, sia economicamente sia in termini di strumenti. Allora, onorevole Mazzaro. Intanto apprezzo molto che il sindaco abbia parlato, quella che secondo noi è una grande opportunità per il Veneto, e non solo per il Veneto, ma per l'intero nord-est, la candidatura per le Olimpiadi proposta dal Presidente Zaia. Un dato importante che è stato detto e su cui credo manchi una questione importante. I parlamentari veneti spesso, e faccio autocritica anche per quanto riguarda ovviamente me stesso, i colleghi precedenti che hanno vestito il ruolo di parlamentare della Lega, hanno fatto spesso poca lobby veneta a Roma. Fare lobby non è una brutta parola, non significa andare contro qualcuno ma tenere a mente gli interessi dei veneti. Il Presidente Luca Zaia, che è il Presidente di tutti i veneti, ci ha chiesto una cosa importante. Il 22 ottobre si è messo in moto un meccanismo, che è quello del processo per l'autonomia con il referendum, e le trattative fra Stato e Regioni nella conferenza ROC hanno sviluppato già con questa conciliatura di governo le prime 5 competenze da devolvere e dare in mano al Veneto. Sono 23 in totale,
quello che noi ci impegniamo a fare, non come Lega, ma come parlamentari veneti, e qui ci sarà bisogno di tutto l'apporto di tutti gli eletti nella nostra regione, è quello di andare a portare a casa tutte quelle 23 competenze. Con un altro punto particolare, che è quello delle regioni a statuto speciale, che, come ha detto il sindaco prima, fanno in effetti una concorrenza sleale, perché quando abbiamo, come ha detto il primo cittadino, un esercente, un negoziante, una persona che fa impresa, che si trova degli sgravi fiscali, delle possibilità maggiori a 200 metri perché sorpassa il confine col Friuli oppure lo passa col Trentino Alto Adige, evidentemente c'è un problema. La ridistribuzione delle materie di competenze, dando autonomia non solo al Veneto, ma a tutte le regioni da nord a sud, a seconda di quante le chiederanno e quante penso di essere in grado di gestirne con le risorse proprie. Che è finita la spesa storica. Il concetto di spesa storica è un concetto di decentralizzazione dello Stato. Noi siamo rimasti con l'idea che l'autonomia dei territori da nord a sud possa essere quel federalismo mai veramente applicato in Italia che possa dare delle risposte. Ovviamente tenendo conto delle differenze economiche che sono in varie regioni d'Italia, ci sono regioni più ricche e regioni meno ricche, qui c'è bisogno sempre di un fondo di solidarietà. Ma l'idea che il territorio possa autogestirsi e autogovernarsi farebbe sì che innanzitutto penso a una candidatura anche di immagine che rilancerebbe le nostre regioni, ma farebbe sì che non ci fosse più quella concorrenza sleale, indiretta, tra chi ha per costituzione dei vantaggi e chi a pochi centinaia di metri deve subire un svantaggio solamente perché è nato in una regione che quegli vantaggi costituzionalmente non ce li ha. Quindi 22 ottobre referendum. Andiamo a Roma a qualche mese di distanza, come Veneti, un impegno concreto, quello sì, mi sento di prenderlo, l'autonomia è al centro della nostra agenda. Ecco, senta, facciamo anche per la provincia di Belluno però, l'importante Veneto è questo. Ecco, senta, onorevole, ma nelle more di questa situazione qui, cosa succederà con il referendum? No, c'è stata la preintesa, cinque competenze, però adesso bisogna andare avanti. Lo si può fare in questa, una volta che saranno eletti il presidente e prenderà le trattative? Per la trattativa Stato-Regioni serve un governo, questo mi sembra abbastanza doveroso e sufficiente. Abbiamo la necessità di formare un esecutivo, ma io ho citato all'inizio trasmissione qualcosa che è in scadenziario obbligato, il DEF, documento di economia e finanza, quello che è metà della vecchia legge finanziaria. Questo è un documento che sono praticamente i capitoli di spesa dei prossimi 24 mesi. Se noi non andiamo a formare un governo, l'indirizzo di dove andiamo a mettere i soldi per stare sui quattrini e parlare il linguaggio comune delle persone, si arriva da lì e quindi chi andrà a formare l'esecutivo dovrà parlare con il Parlamento spiegando dove vuole investire. Sul discorso autonomia, la presenza di un esecutivo per sedersi all'altro capo del tavolo come governo veneto e come esecutivo centrale è fondamentale, ma non solo per il Veneto, perché ripeto, l'autonomia non è qualcosa contro qualcuno, ma a favore di un territorio per dare risposte ai cittadini che le richiedono. Se in realtà l'Abruzzo, piuttosto che la Puglia, dove non vige un regime di statuti speciali, chiedesse non 23, ma le 3 o 4 competenze su materia ad hoc, dove pensano di essere maggiormente abili a gestire rispetto allo Stato centrale, ben venga uno Stato per me federale e meno centralizzato, uno Stato più efficiente e che può dare risposte e non far fuggire non solo da una città a quella vicina oltre confine, ma anche tantissimi italiani che vanno male a fare imprese in Svizzera e in Austria perché in questo paese si trovano speciati a troppe tasse, ma a troppa burocrazia. Sorberandoci dal politicum e mafia romano raddrizzeremo le sorti del nostro Veneto a Viva San Marco. Allora, chiudiamo con i nostri servizi, con un servizio della nostra redazione di Venezia, una donna disoccupata ha visto un bambino in acqua in un canale veneziano e non ha esitato a lanciarsi e a salvarlo. Vediamo. Senza pensarci due volte, una veneziana di 49 anni mercoledì sera si è tuffata in un canale davanti al ponte Lanconeta a Venezia per salvare un bimbo scozzese di 7 anni che stava annegando. La donna, che sta per essere sfrattata e non ha un lavoro, passeggiava con il suo cane quando ha sentito le urla del gruppo, circa 15 persone, con cui si trovava il bambino, in questi giorni in vacanza a Venezia con la famiglia. Nessuno però trovava il coraggio di tuffarsi, così la 49enne si è tolta gli abiti pesanti e le scarpe e si è buttata. Poche bracciate e ha raggiunto il bambino riportandolo a riva. Sul posto poco dopo sono giunti anche i medici del SUEM che hanno verificato le sue buone condizioni. Era scivolato dopo essersi avvicinato troppo alla riva del canale, piena di alghe e muschio. La donna avrebbe invece riportato un'escoriazione a dito e una testata alla tempia nella concitazione del salvataggio. È stata lei stessa più tardi a parlare al telefono con i genitori del bambino spiegando cos'era successo. Non sono un'eroina, ha detto, l'avrei fatto per chiunque. Poi è tornata a casa sua. Non vuole pubblicità né sfruttare questa vicenda per porre l'attenzione sulla sua situazione di una donna disoccupata e tra poco forse anche senza una casa.
Se vi si dà la pietra, è davvero ammirevole il comportamento di questa signora in grave difficoltà, che non vuole vantarsi di quello che ha fatto, non vuole risalto, potrebbe approfittarne, no? Si pensava che magari volesse approfittarne, invece molto dignitosamente ha detto: io non ho bisogno, non voglio pubblicità. Allora, abbiamo visto oggi gli stipendi di Grasso, Federico Renzi, Di Maio. Grasso supera tutti con 323.000 euro di reddito annuo, eccetera, noi 1.000 euro dopo 40 anni di lavoro, grazie. Pizzolato, poi problema comunque sociale al di là delle polemiche, reddito di cittadinanza, far ripartire l'impresa per dare più occupazione, rimane tutto, no? Cioè ci sono, mi pare, 23 milioni di italiani sulla soglia della povertà, o comunque... 7.200.000 famiglie sono già completamente sotto la soglia di povertà. Noi vediamo in banca praticamente le pensioni che arrivano e abbiamo tantissima gente che continua ancora a percepire in questo momento circa 580 euro al mese, persone che percepiscono, che logicamente ricevono in questi giorni le bollette della Veritas, le bollette del gas, e che non sanno assolutamente come far fronte a determinati impegni. Quello che scandalizza un pochettino, che a volte fa rabbia sentendo anche l'umore di questi poveri pensionati, non sanno come andare avanti, è che loro fanno sempre riferimento a quello che è l'assistenza costante nei confronti degli immigrati, ai famosi 500 euro che tanti anni fa sono stati stanziati per cercare di fare in maniera di poter portare in Italia i parenti degli immigrati, e loro si vedono praticamente le pensioni aumentate di 2, 3, 4 euro, una cosa eccezionale durante questo periodo. Però in questo periodo, sappiamo tutti quanti, succede ogni anno, sono anche aumentate tutte le utenze, tutte le bollette, e dal 1 gennaio ogni anno stranamente succede questo. Quello che è il problema nostro è che questo paese sta facendo in maniera di poter arricchire quello che è circa un 2-2,5% praticamente, che vive proprio da anni e anni con dei redditi che sono altissimi. E purtroppo i ceti medio-bassi non trovano assolutamente sfogo in quello che potrebbe essere, coscientemente parlando, quello che è uno stipendio meritevole oppure una pensione meritevole. Certe volte bisognerebbe avere il coraggio di venire in certi momenti, in certi posti, e cercare di passare una giornata assieme a questa gente per cercare di capire come sono ridotti, come si trovano. Quello che è il mio grido d'allarme è questo, e proprio glielo dico proprio tranquillamente, provenendo certo proprio dal mondo economico. Noi in Italia siamo ancora un paese che è abituato al risparmio, che è abituato a avere il culto della casa, ed è una cosa che è principale, una cosa meritevole. Però ricordatevi che in questo momento abbiamo ancora un po' di risparmio, perché abbiamo avuto i nonni che risparmiano, abbiamo avuto i padri che risparmiano, i figli sono già senza soldi. Nel momento esatto in cui queste due generazioni, cioè nonni e padri, inizieranno a scomparire, guardate che fra pochi anni ci sarà un grido d'allarme incredibile da parte dei figli, che non sanno come andare avanti, che purtroppo non hanno più i posti di lavoro consolidati che avevano questi padri e questi nonni, che stanno cercando di fare in maniera di poter aiutare le famiglie. Trevigiani, svegliatevi, ma nella vostra ricchezza e cecità continuate a votare a sinistra, decreta la morte di una città che di acqua e fontane tutta rideva. Insomma, anche a Treviso si sta combattendo in vista delle amministrative, a maggio, a Vicenza, a Treviso, 26-27 maggio probabilmente. Allora, grazie a tutti, veramente è stata una settimana molto intensa e molto interessante dal punto di vista proprio, io dico, dal punto di vista proprio mediatico qui a Focus. Io veramente ringrazio voi, ringrazio i nostri ospiti, Mauro Armelao, Alex Bazzaro, grazie molte, grazie, Paolo Pizzolato, grazie, ci rivedremo presto, Alessandro Bisatto, grazie. Grazie a voi. Segretario, grazie Sindaco, Jacopo Massaro, e grazie anche a Valente Chieregato, imprenditore, davvero grazie a tutti, è stata una bella puntata anche questa, più di 1000 sms, e ci rivediamo ovviamente martedì prossimo. State con noi comunque per Sveglia Veneti domani mattina, tutta la nostra programmazione, e poi ovviamente riprenderemo con il talk martedì sera. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.